Ma Fabia, perché c'è stato questo cambiamento di linea? Beh, non c'è partito che controlli la comunicazione televisiva meglio del Movimento 5 Stelle. I parlamentari non possono liberamente Sì, ma andare questa è nei talk fantasia, show. dai, tu parli, Posso ma fin dici fammi della finire, chiudere le Oliviero? Fammi cazzate, finire, scusa, parolacce. fammi finire. Ma dai, Non cosa c'è nessun altro controlla? partito, scusa, posso? Ma gli fate Te lo dire quello che volete spiego, te lo voi. spiego, te lo spiego. Poi mi smentisci sui fatti, No, non figurati, sull'opinione. mi piace la Non gente c'è ridicola. nessun partito che controlla, che impedisce ai propri eletti di andare in TV se non passano da un gruppo di comunicazione pagato con il finanziamento pubblico ai gruppi parlamentari, ma nominato da un soggetto terzo fuori dal Parlamento, che è Casaleggio. Lui, che ha un'agenzia di marketing e si intende di comunicazione, sceglie quelle persone che devono andare in TV e dove. Cosa fanno quando qualcuno deve andare in TV? Prima di tutto concordano, cercano il più possibile di concordare le domande, che è un vizio della vecchia politica. Scelgono anche gli ospiti. Spesso i rappresentanti del Movimento 5 Stelle fanno una gran figura perché si scelgono gli antagonisti. Io non sono un pugile, però se io faccio... Ma scusa, Scusate, scusate. ho Posso capito perché finire il stanno sbattuto ragionamento? fuori. Non si Posso può avere finire il un bitomane ragionamento? così. Scusa, Scusa, Oliviero. infatti non le becchi una. Posso Qualsiasi finire il partito dove ragionamento? vai, meni Posso gramo. finire? Non sono in nessun partito. Ma non è Sentiamo, possibile. prego, Dai, Formini. ma Tu sai che io conduco una trasmissione. Io ho invitato quelli del Movimento 5 Stelle, sono venuti, non ho mai Scusa. concordato con nessuno una domanda. Bene, sei Né stato con loro né biasimato. con gli altri. Il tuo collega, Per amor di Dio. scusami, il tuo Io porto la mia Posso testimonianza. dire una cosa? Il tuo Cioè. collega Nicola Porro, a un certo punto, a Virus, si è rifiutato di avere, dopo la terza volta, un esponente del movimento perché avevano messo un veto su un ospite. Io riporto fatti. Cosa succede poi? Ma fanno bene, sono molto bravi con la Anche comunicazione. quelli del Hanno un PD TV. Scusa, chiedono di non avere scusa, gli ospiti. scusa. No, no, io no, ma scusa, io non vi ho interrotto. Per me hai detto delle fesserie, non Sentiamo vi ho ragionamento, interrotto. sentiamo Fammi ragionamento, vabbè, finire, basta. però insomma facciamoglielo dire, no? Cioè, ha la sua posizione, poi magari dirò anche io la mia, Ho anche prego. delle testimonianze su questo, perché ci sono dei parlamentari usciti. Cosa succede? Hanno un TV coach, sempre pagato con soldi C'è un pubblici. allenatore televisivo. Esatto, un professionista pagato bene, che ogni settimana va più volte nella settimana dai parlamentari che vengono mandati in TV e sono pochi e gli fa le prove televisive. Questo va benissimo, ma Questo lo faceva Berlusconi e lo fanno non comunque, diciamo è anche che utile per sono, mandare qualcuno in certo, televisione? io contesto Fanno tutti da l'idea degli 20 anni, tutti spoveri, lo fanno da anni, dice Rondolino. Tutti i io paesi del contesto, mondo, scusami, ovviamente con i ancora, soldi pubblici, perché c'è il finanziamento pubblico di tutti i paesi del mondo, e questi sono fatti. Contesto, chi mi Fabia, ma viene a sono fatti raccontare che sono gli diffusi. sprovveduti, i giovani ragazzotti buoni che vanno lì, come dire, ingenuamente. No, c'è uno studio pianificato dietro, sia nell'utilizzo della rete di internet e di come controllarla, che della Tra poco lo televisione. vedremo questo, Assolutamente. Se vogliamo tra poco lo parlare vedremo di quello che è questo. successo con le riforme e con Bersani, dobbiamo fare un'operazione verità. Perché? Che Bersani volesse i voti è chiaro, ma chiaramente era la coalizione arrivata prima. Voleva avere il Presidente del Consiglio e governare. E che non volesse il PD, per amore dell'onestà, l'accordo con Berlusconi, o che lo volesse una minima parte del PD, bisogna anche dirlo. Io in Consiglio regionale con Errani, ed era un braccio destro importante all'epoca di Bersani, loro mi dicevano assolutamente no, e hanno perso un sacco di voti per quello. Per quanto siano masochisti, non lo sono fino a questo punto. Però se tu non vai nemmeno a vedere le carte, non ti vai nemmeno a sedere e non c'è in ballo un voto in più, un voto in meno, c'è in ballo il futuro del paese, allora tu ti vuoi tirar fuori. Le riforme, quando arriva quella del Senato, che in larga parte è vero, è fatta male, anche se c'è una grande voglia di cambiare, Sì. finalmente qualcosa si fa, qual è stata la reazione del Movimento 5 Stelle? Luigi Di Maio che scrive sul Corriere della Sera, noi siamo per il bicameralismo paritario. Una follia, non c'è un'alternativa politica. Loro sul L'assetto istituzionale dello Stato non avevano una proposta. I 20 punti, loro parlano di partecipazione, con cui si Beh, sono questa presentati posizione di Di alle elezioni. Maio non era stata discussa in rete, questo sta Questo ovviamente, dicendo? ma la rete è un totem, è una falsità, Allora, è propaganda. fermiamoci un attimo.